tutti gli anni è così. Arrivano le feste e non so che regalo fare. Ma quest'anno ho scoperto che nello showroom di Giancarlo Maggi a Casteggio ci sono migliaia di calzature di grandi marche per uomo, donna e bambino. Stile, comodità, qualità e prezzi vantaggiosi. In via Gramsci 18 a Casteggio, Maggi Calzature. Scarpe per tutti o quasi. Parliamo oggi della filodiffusione, un'idea nata tra i commercianti che si sono autofinanziati, è così? Sì, ciao, è proprio così, è un'idea appunto nata dai commercianti che in appoggio con le associazioni di categoria di Voghera, quindi Ascom e Acol, hanno pensato a questa iniziativa. È stato bello perché tutti i commercianti comunque si sono ritrovati d'accordo e il risultato è comunque stato apprezzato e gradito, quindi sì, autofinanziato. Sì. Qual è l'obiettivo di questo progetto? Ma l'obiettivo è quello comunque di vivacizzare ancora di più il centro e quindi noi insieme all'amministrazione comunale, che comunque ha contribuito appoggiando l'idea e anche illuminando tutte le vie della città, siamo riusciti a vivacizzare, dare un qualcosa in più al nostro cliente, al cittadino che passando per le vie della città noti questa atmosfera natalizia. Cosa sentono le sue orecchie? Sento che arriva il Natale, diciamo, della bella musica che hanno messo in tutte le vie di Voghera. Il comune si è prodigato quest'anno a mettere questi suoni sia tutto il giorno, la sera, la mattina. Io la mattina mi alzo presto e sento questi suoni perché mi piace il Natale. È una festa ben ricordata e che viene con la pace, la serenità e, diciamo, è il miglioramento. Quindi è contento che c'è questa musica? Sì. Non le dà fastidio? No, non è. Perché qualcuno si è lamentato? No, quelli che si lamentano significa che purtroppo sono invecchiati. Anch'io ho 61 anni, però sono sempre giovane, perché io mi do da fare, diciamo, nella vita bisogna darsi da fare e progredire, non stare fermi, andare, fare, destra, sinistra. Io sono come un responsabile del New City Istanbul, qui a Voghera, mi hanno messo da un po' di tempo, però voglio sempre migliorare la mia posizione, mai peggiorare, perché giustamente uno deve migliorare nella sua vita, no? Pensi che la filodiffusione è stata un'idea nata tra i commercianti che si sono autofinanziati e hanno ricevuto poi l'appoggio anche del comune e delle associazioni di categoria. Secondo lei il fatto che ci sia stato uno spirito di collaborazione tale è un segnale positivo oppure no? No, è positivo. Positivo perché Voghera questo periodo era un po', diciamo, morta, diciamo. Non c'era un segno di progressività e di... La gente viene delle vicinanze qui a Voghera a passare la mezzogiornata passeggiando nella via Emilia, andando lì per a destra, facendo qualcosa di pratico. E per i bambini che sono piccoli, li portano col passeggino a prendere aria e escono fuori di casa, sta bene. Lei è di Voghera? Mi sono trasferita da 2 mesi. Da 2 mesi, ok. Le piace l'idea della filodiffusione? Molto, perché tiene un po' viva la situazione della città e del Natale. Perché qualcuno si è lamentato, ha detto non ce n'era bisogno, è fastidiosa, sembra un centro commerciale. Fastidiosa, è meravigliosa come situazione, come atmosfera, anzi aiuta anche magari un po' a spendere, piuttosto che uscire e vedere sempre la situazione un po' cupa, un po' triste, invece così... La tendenza a far sempre critiche. Esatto, ma no, che vengano le novità, le cose nuove. Pensi che è stata un'idea dei commercianti che si sono autofinanziati e hanno ottenuto poi l'appoggio anche del comune e delle associazioni di categoria? Trova positivo il fatto che c'è stato questo spirito di collaborazione tra i commercianti? Ovviamente sì, perché insomma i commercianti sono loro che bene o male mandano avanti un po', diciamo, l'economia anche del comune, penso, insomma, sono loro che portano anche noi a spendere. Se fanno cose carine noi usciamo più contenti e magari spendiamo un po' di più e si comincia a dare un po' il giro anche alla moneta, visto che il periodo è un po' critico per tutti. Qualcuno dice tutto in centro, in periferia niente, cosa ne pensa? Non andrebbe tanto bene così, perché chi magari abita in periferia non può spostarsi perché non ha i mezzi o insomma non ha la possibilità, è un po' penalizzato, dovrebbe essere un po' allargato un po' tutto, magari non come il centro perché la periferia è un po' così, però insomma fare anche lì qualcosa di diverso. Senti qualcosa intorno a te? Sì, musiche di Natale. Le musiche di Natale, esatto. Tu sei di Voghera? Sì, Voghera.
Ti piace l'idea che c'è stata di diffondere la musica nel centro storico? Carina, bella, cioè, è molto bella. Sotto Natale, le canzoni di Natale fanno sempre piacere, mettono sempre certa allegria, fa più atmosfera natalizia. Pensa che l'installazione della filodiffusione è stata ad opera dei commercianti che si sono autofinanziati. Secondo te è una buona cosa questa oppure credi che dovesse pensarci il comune? Vabbè, una bellissima iniziativa da parte dei commercianti sarebbe dovuta essere a carico del comune. Pensavo che fosse un'iniziativa del comune, sinceramente. Sì, diciamo che il comune in un qualche modo ha dato il proprio patrocinio, però è a carico dei commercianti. Infatti. Qualcuno dice si poteva evitare perché disturba, tu cosa ne pensi? No, beh, disturbare no, magari la classica polemica dei vogheresi anche sui giovedì di sera che c'è rumore, no, disturbo no, assolutamente, anzi molto bello. Quindi bella idea, ti piace? Sì, assolutamente.